a tutti! Allora, oggi ho sotto questa tovaglietta molto ansiosa. Perché? Perché oggi devo andare a sporcare tutto. Che cosa voglio fare oggi insieme a voi? Voglio prendere questo foglio bianco e fare l'effetto antico. Quindi andarlo a sporcare tutto e sbruciacchiarlo nei lati per farlo tipo. Come si dice, diventare antico, effetto usato, vecchio, però molto carino. Cerchiamo di farlo molto carino almeno. Io qui ho un foglio, quelli un po' pesantini. Ho provato a farlo col foglio normale, ma impregna tanto. Però si può fare anche comunque, però per farlo asciugare prima facciamo questo. Allora. E non uso un pezzettino piccolo, cioè nel senso l'ho tagliato a metà perché se lo facevo tutto non ci sarà l'inquadratura, facevo fatica così, quindi tanto ne basta un pezzo per far vedere. Allora, che cosa ci servirà? Ovviamente ci servirà un pezzo di carta, un foglio, poi ci servirà una spugnettina piccola, io l'ho ritagliata da un coso, cioè basta che sia spugnosa, e poi un pochino di caffè. Perfetto, questo è quello che ci vuole all'inizio. E adesso andiamo a pucciare la nostra spugnetta nel caffè. Perfetto. E andiamo a bagnare tutto il foglio. Allora, vediamo se si vede. Si vede un po' poco dalla telecamera, però qua è già più marroncino che qua. Quindi adesso ne facciamo ancora, vedete? Oh, dovrebbe vedersi un po'. Ok. E lo andiamo avanti a sporcare. Facciamo magari qualche strato, aiuto, qualche strato in più così si sporca meglio. E poi comunque dovrebbe avere tipo il profumo del caffè, dato che stiamo usando il caffè. Ovviamente. Avanti. Ok. Adesso avete capito perché ho tenuto sotto la tovaglietta. Però potevo pulire un attimo la tovaglietta. Perfetto. Ok, una volta fatto il retro, anche se non vorrei lasciare tutte queste rigacce. Quindi andrò a fare un po' così, ok. Lo giriamo e dato che io ho usato, come dicevo prima, il foglio un po' più pesantino, vado a farlo anche dietro. Invece sul foglio normale, dietro è già zozzato, quindi adesso lo zozziamo dappertutto. Ovviamente essendo già bagnato dietro è più semplice. Perfetto, adesso lo rigiriamo perché comunque questa è la parte dietro, a me interessa questa parte che è la parte davanti. Perfetto, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che il cartoncino, qualche foglio, si asciughi e adesso appena si asciuga. Eccolo qui, vi faccio vedere. L'abbiamo smarroncinato. Perfetto. E ora, come dicevo prima, ne ho già fatto un pezzetto, lo sto facendo asciugare così vado avanti subito. E adesso dobbiamo sbruciacchiarlo, cioè cercando di non fare danni. Allora, ho preso questo, che è quell'altro che ho fatto, eccolo qui. E adesso devo prendere l'accendino, allora questo è lungo. E senza fare troppo danno io dovrei. Colpo di scena. Questo è finito, quindi ne prendo un altro. Ottimo. Ok, vediamo se questo funziona. Ok, questo funziona. Tac. Perfetto, mi raccomando, state attenti a fare questa parte. Dobbiamo andare a sbruciacchiarlo tutto. Poi andiamo a togliere la parte che
che rimane grigio, così il foglio. Poi magari aprite le finestre perché sto facendo abbastanza spesa. Continuiamo. Probabilmente è ancora un po' bagnato, sì, però va bene. Potrei fare un incendio in diretta. Tanto qui lascio sbruciacchiare un po', poi vado a spegnere, mi spegnere, qua no, qua sta ancora sbruciacchiando, poi ovviamente più si lascia sbruciacchiare più l'effetto viene così. Quindi qua sono andato a sbruciacchiare, adesso facciamo questo lato, che non prende, ok, comincia a prendere. Mi piace molto perché non ha preso lo sbruciacchiato, quindi passerò un po' così per farlo diventare nero. Ok, qua lasciamoli fare. No, qua sta sbruciacchiando un po' troppo. Mettiamo e facciamo questo. Mi raccomando, state attenti a fare questa parte qua. Dai. Ok. Allora. Apriamo. Sta diventando davvero bellissimo, guardate. Qua sta sbruciacchiando un po' dappertutto, poi comunque mi raccomando ricordatevi di spegnerlo bene. Ok. Tanto come vedete sto lasciando andare ancora avanti l'arancio qua, vedete? Così se va avanti a sbruciacchiare, qua c'è un fumo dalla miseria. Sto incendiando casa. Bellissimo, mi sta davvero piacendo molto. Adesso facciamo l'ultimo lato. Ecco, non fate il foglio troppo piccolo perché se nel momento poi che dovete tipo bruciare, sparisce. Guardate. Non so se si vede il fumo, ma è davvero tanto. Ok, manca ancora poco. Poi devo pulire leggermente il tavolo. Perfetto. Devo dire che mi piace davvero davvero molto. Adesso vado a spegnere tutto questo robo qui che avevo lasciato acceso. Mi raccomando, in questo procedimento, se siete piccolini, fatevi aiutare da un adulto, mi raccomando. Adesso togliamo tutto l'eccesso bianco. Guardate qua cosa ho formato. Bene, penso di averlo spento tutto. Sì, perfetto. Allora, no, qua non mi piace molto perché è ancora bianco. E io lo voglio almeno un po' nero, ok, perfetto, poco poco proprio,
ovviamente ognuno può fare la misura che piace. Ecco, questo è il risultato del nostro foglio. Questo è il dietro, questo è il davanti, l'abbiamo antichizzato. Si potrebbe fare anche una cosa tipo accartocciare il foglio e poi cercare di tirarlo dietro per fare ancora un effetto un po' più, tipo accartocciarlo un po' per fare un effetto più vecchio, proviamoci. Poi ovviamente col caffè potete andare anche a scurire più parti se vi interessa la cosa, tipo facciamo delle parti un po' più scure. Comunque si può ancora andare a pitturare sopra. E poi nel momento che è asciutto si va a scrivere oppure a fare quello che si vuole. Ok, questo è il risultato da un foglio bianco tipo così. Sì, che adesso ho zozzato, scusate. Abbiamo fatto questo qui. E niente. Allora, spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi un po' sapere che cosa ne pensate. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao.